Ma come finisce la vostra barzelletta, anzi, evviva, sono tutta struffata. A quarti, ciao English, ciao, ciao Tottenham, Tottenham, ciao Antonio, ciao. A proposito, l'ho fatto calmare un attimo perché nonostante era provato, barzelletta era provato, però nonostante la felicità è incazzato tanto con Leao e io gli ho detto guarda ci penso un attimo io per questa festa. Te li tengo un attimo io a bada, ora arriva, eh? Ora arriva, però, anzitutto che bello aver vinto per questa festa. Grazie ragazzi, grazie a tutta la squadra, tutti bravissimi. Ma ciao Tottenham, ciao Antonio, ciao amore. Evviva, grazie a tutte le donne, tutte le tifose rossonere, che bello. Auguri a tutte, che bello. Ah, andiamo alle prime 8. Vai, vi lascio a lui adesso che ha qualcosa da dire, spero si sia calmato. Che bello, dopo San Valentino vittorioso a Tottenham. Siamo passati anche ai quarti per l'8 marzo. Ciao, ci vediamo. Ciao. Sono tutto un bollore. Però ho promesso a Barzellotta di stare calmo perché mi devo rilassare. Ho lasciato lei la prima parte perché aveva anche lei puretta, doveva festeggiare, no? Il suo giorno, il giorno della festa delle donne. E ancora per poco, mi è sembrato giusto, insomma, dargli questa opportunità anche a lei, no? Per concludere e festeggiare questa qualificazione ai quarti, che finalmente siamo agli quarti di finale. Siamo tra le prime 8 in Europa. Allora, io prometto che col signorino Rafael Leao ci penso domani, con il signorino. Lo lascio a domani, neanche lo prendo in considerazione, perché non mi voglio incazzare per lui. Domani, a tempo debito, avrò da dire qualche cosa. Comunque, bella prestazione. Bella. Io penso che se avevamo vinto anche 1-2-0, non avevamo rubato nulla. Ragazzi, questi non hanno fatto un'occasione. Hanno scodellato 3-4 palle là in mezzo, alla fine quel colpo di testa che è una grande parata di Magnan. Comunque, mi aspettavo di più da questo Tottenham, soprattutto a Londra, che dove è gustoso il piatto italiano, sarà gustoso. Toh, intanto prendetevelo questo dietro e ditemi se è gustoso. Vi va di traverso, sì. Se vi fa voglia, dopo a Gavis con a digestivi. Allora, comunque, ragazzi, bella partita, preparata bene. Io non so dove iniziano le loro colpe, ma dove iniziano anche i nostri meriti. Perché secondo me non è un gran Tottenham. Detto questo, bisogna ammetterlo che non è a livello, secondo me, del City e dello stesso Chelsea, anche se in Premier League avanti addirittura al Chelsea, però altro tipo di giocatori, Chelsea ha più qualità, abbiamo visto ieri sera. Tottenham non ha fase di costruzione di gioco, non ha chi gli crea gioco, Skip e quell'altro, poi se c'era anche Sarri, non penso sarebbe cambiato perché so più di sostanza, di corsa, di fisico. E noi, secondo me, l'abbiamo ingabbiati bene e costretti a tenere per buoni tratti della partita il nostro ritmo e indurli anche ogni tanto a ripiegare indietro perché siamo stati pericolosi tante volte. Poi io non so più che dire, che va a trovare difetto, poi mi sono piaciuti tutti tranne che uno, che domani ne parlo. Poi io non so che dire, mi sono piaciuti tutti, un po' Salemè che forse secondo me ci ha messo un po' per entrare in sintonia con la partita. Bennacer è entrato bene, Origi così, dai, diciamo abbastanza accettabile, anche Rebic, Messias, secondo me ha giocato, il suo compito lo stava facendo egregiamente, Krunic ha fatto una buonissima prova, che se gioca lì, dove deve giocare, il suo lo fa sempre, statene certi, non è Maradona, ma lo sappiamo, ma il suo contributo lo dà, quello potete stare tranquilli che non delude mai le aspettative. Ovvio, se giocano in ruoli che non suoi, i piedi sono quelli, è tutta una conseguenza. In difesa, ciao ragazzi, 19 anni, Tomori e Kalulu hanno giocato benissimo anche loro, ciao ragazzi, 19 anni a comandare la difesa, c'ha due palle così, c'ha due coglioni così come un toro maremmano, c'ha due coglioni così che lì, come una campana, ding dong, e una merda, che giocatore ragazzi, questo, io, promettente, questo ragazzi, che carattere, qualità fisiche, tecniche, e questa, mi sono piaciuti tutti, bravi tutti, come io, poi, a volte attacchiamo, arriviamo a tre quarti, tiriamo freno a mano, invece dovremmo affondare con decisione, ma non lo facciamo.
quando lo facciamo arriviamo lì davanti alla porta, ci incischiamo sempre un po' troppo, siamo troppo frettolosi, troppo sprecisi, ma io non so più che fare. Va bene che siamo passati, va bene, facciamocelo andare bene. Che ne so, le reti arriveranno in futuro tutte insieme, ma che vi devo dire? Senza ci riesce a segnare. Però, va bene, loro non l'hanno fatta, noi abbiamo fatto la nostra partita compatta, equilibrata, concentrata. Gli abbiamo tappato quasi tutte le vie, le loro vie di corsa. Qualcosa di buono si è fatto. Ora diventiamo una mina vagante, siamo ai quarti. Chi viene viene, non ci sa più niente da perdere. Si è fatto più delle nostre aspettative. Chi viene, siamo una mina vagante per tutti ora. Per tutti. Poi, chi se lo sa, il tempo ci dirà dove arriveremo. Dai, ciao raga, like, capitolativa, sostenete il canale, forza Milan, forza di volo, so tutto un calore, so tutto un calore. Ciao.